Ciao a tutti, eccoci qua. Siamo in... Mi dispiace, il dispositivo porta non risponde. Alexa, zitta. Sembra una cosa organizzata. Vabbè, vi volevo parlare un unboxing, pacchettamento, qualcosa che ho fatto, mi è arrivato. Ringrazio la Triangle Lab, che poi mi scrivo bene, preciso, perché il mio inglese fa un po' cilicca. Qualcuno potrebbe dirmi anche parla italiano, quindi facciamo lo spacchettamento. Apriamo il pacco, come si può dire. Purtroppo il documento che mi hanno mandato è scritto in inglese. Però mi hanno mandato degli accessori per montare un RCF versione 2. È un accessorio che viene utilizzato per avere una sorta di AMS, quindi un multicolor di stampa, con la Voron oppure gli altri stampanti open source, quindi stampanti libere e progetti liberi, come vogliamo dirvi, e che ovviamente uno può quindi autocostruirsi questa sorta di AMS fino a 8 canali, questo è per 8 canali infatti, e quindi fino a 8 rotoli, e così uno può fare questa stampa, multistampa. Vediamo un pochettino cosa ci hanno mandato gli amici della Triangle, a parte la protezione, che nonostante premetto il contenuto è stato regalato, non ho ricevuto alcun compenso per fare la recensione, quindi quello che dico è espressamente così, in piena libertà, senza nessun scopo aggiuntivo. Io a me piace parlare e vedere nuovi contenuti, nuove cose, vedere nuovi prodotti, quindi mi piace condividerli con voi. Ecco perché vi invito a iscrivervi al canale, perché così voi vi iscrivete al canale e grazie a voi possiamo crescere insieme e vi potete sopportare e supportare per i progetti, e così possiamo vedere anche nuovi prodotti, nuove idee, possiamo scoprire insieme tante altre cose, tanti brand che meno famosi che comunque però possono mostrarsi anche molto bene. Cioè, guardate qui questo Optend, che è per un alto flusso di stampa, e questo si chiama Rapido Dragon Ace. Questo ha una gola all metal, scusatemi, e ci sono tutti gli accessori per il montaggio. Poi vi farò uno spacchettamento unboxing di questo, ok? Mi raccomando, iscrivetevi al canale, eh? Poi qui abbiamo delle barre lisce con un profilato e già preparato per montare l'amichetto, l'RCF. Ci sono due motori a basso profilo NEMA con anche dissipatori. I motori sono NEMA 17 1.8, un ottavo. Devo dire la verità, sono fatti bene, cioè i materiali si sente, che... ma non lo dico perché me l'hanno regalato, non lo dico perché me l'hanno mandato, cioè io, l'azienda che mi ha contattato e cioè che ci siamo sentiti, io ho detto che volevo fare un progetto, il progetto era di costruire una Voron, aggiornare delle stampanti vecchie, a renderle di ultima generazione, quindi fare qualcosa in modo tale per non buttare le nostre stampanti, ma per migliorarle. Poi abbiamo dei tubi PTFE con anche la tagliarino per il tubo PTFE, e questo è importante, questo taglierino qui, perché a differenza della classica forbice o altro, con questo il taglio è netto, quindi non viene una cosa inclinata o altro. Poi qui abbiamo tutte delle viti di montaggio, delle ruote, delle pulenge e quant'altro. E qui c'è tutto il kit RCF V2 8 canali, full kit, dove ci sono le strisce a LED, ci sono i sensori, i motori, c'è anche un motore passo passo, un microservo motore, quindi
completo di tutto. Quello che manca è soltanto la scheda elettronica. Quindi, questo è quello che c'era in questo scatolo. Vi invito a seguirmi e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e così vediamo che cosa faremo con questi accessori, con questa bella robicina che ci ha donato la Triangla. Ok? Ciao, al prossimo video.